Tremolada, autore del gol del 2-2, partiamo dal rigore. Fiorillo era stato bravissimo, tu ancor più bravo, un po' quasi come ieri Viviani nella Roma, no? Roma Spa. No, lui lo conosco, beh, un portiere che non so dire quanto è bravo. È stato bravo perché io di solito li guardo, aspetto fino alla fine. Lui è stato bravo, freddo fino alla fine, non ha mai fatto il passo. Poi è andata bene perché me la sono ritrovata lì. Beh, è stato un gol importante. Sentivamo, parlavi con i colleghi, un po' il rammarico perché in occasione dell'espulsione di Signorini probabilmente c'è stato, vediamo il probabilmente, uno scambio di persone, ma sarebbe servito il VAR? Esatto, ed è una cosa il problema della B, che ci sono talmente tante partite, talmente tanti casi che si spezzerebbe il gioco veramente ogni minuto, però la verità è questa, il fallo l'ha fatto Favalli e Signorini, non c'entrava, sono decisioni che penalizzano in un campionato dove livellato come questo, dove ogni dettaglio fa la differenza, è un dettaglio importante anche se la partita era finita, probabilmente un pizzico di cattiveria in più ci è mancata, è il 92esimo, è brutto. Okeshi cosa vi ha detto? No, non c'era perché era squalificato, adesso non ci avevi parlato. Esatto, sul pullman vediamo cosa ci dice, ma sa che qualche urlo lo sentiamo. Ti chiedo le ultime due cose, ti chiedo intanto, ieri probabilmente un punto a Pescara andava bene, a termine del primo tempo non ci credeva più nessuno, alla fine vi siete arrabbiati. No, ripeto, la Pescara è una squadra che gioca uno dei migliori calci insieme al nostro, penso, in questa categoria, però sappiamo anche che è una squadra che ti lascia tanto, quindi non sono mai finite le partite contro Zeman, quindi per come si era messa, sì, alla fine del primo tempo eravamo abbastanza giù, per quello che abbiamo fatto nel secondo, a un certo punto veramente eravamo padroni del campo, sono due punti persi, ed è un peccato. Andiamo indietro di due anni abbondanti, Arezzo, Ezzelino Capuano in panchina, 4-3-1-2 il sistema di gioco, Tremolada tra le linee, noi dicevamo insomma, questo giocatore lo vedremo presto in B e addirittura arrivò la chiamata del Pescara quell'anno. Sì, era quell'anno che ero lì per andare a Pescara, poi il direttore non ha più voluto, beh, comunque si era in Serie A, quindi era un altro campionato e mi sarebbe piaciuto, però beh, è andata come è andata. Com'è Strisce, la truppa di Strisce, la notizia in campo con Ezzelino Capuano? Quell'anno lì sono successi di tutti, lui veramente ha fatto le peggio scene, era il club mister allucinante, era un personaggio allucinante.